Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Apriamo questa puntata con la seduta solenne che il Consiglio ha voluto dedicare alle iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, una seduta solenne ospitata nei locali del Teatro La Pergola a Firenze. Sentiamo le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani e di coloro che sono intervenuti. Ma io ritengo sia stato giusto, Antonio Mazzeo come Presidente del Consiglio regionale ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano, forse anche un po' perché lui radicato a Firenze dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia, e molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Ecco che troviamo quei riferimenti nella Divina Commedia al Casentino come alla Lunigiana, alle città di Siena, di Lucca, di Pisa e a tutto un mondo che poi porta ogni comune della Toscana a sentire in qualche modo un pezzetto di Dante dentro di sé. Quando abbiamo fatto il bando per le iniziative della Toscana, più di 190 comuni sui nostri 273, più di due terzi dei comuni della Toscana, festeggia quest'anno con un'occasione quello che è l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Giani, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Noi abbiamo messo in piedi un calendario di iniziative davvero importante. Penso alle tante scuole che verranno coinvolte, ai giovani che avranno così la possibilità di conoscere quel messaggio anche in forma differente. E poi penso agli eventi finali, quelli che concluderanno questi 100 giorni. Ci sarà uno spettacolo a Grosseto e a Pisa di Simone Cristini, che racconterà il paradiso anche in questo caso in una forma moderna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di portare Dante, la sua grandezza, la sua storia nel presente, nell'oggi e farlo conoscere a quante più persone possibili. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano, conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo considerato in vita da toscano, da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi come Consiglio regionale della Toscana in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante. Alla seduta solenne del Consiglio regionale per i 700 anni dalla morte del sommo poeta erano presenti Alberto Casadei, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa e studioso dell'opera di Dante, che nel suo intervento ha sottolineato i molti legami con la Toscana nell'opera dantesca, ed Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.
Gli interventi si sono alternati con la lettura da parte dell'attrice Laura Pinato di brani del Convivio e del 34esimo canto dell'Inferno e da parte dell'attore Maurizio Lombardi del 33esimo canto del Paradiso. Beh, è stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Nelle gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti ma di misura più contenuta. Quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1° gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, il direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, con i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Anche se per via dell'ottimo tempo che c'era, l'inferno non era così infernale, ma il paradiso aveva temperature più consoni all'inferno, ma comunque questo fa parte di questa straordinaria esperienza alla quale più di 1000 persone potevano partecipare grazie al fatto che c'erano sempre piccoli gruppi che si sono succeduti a partecipare. Tra i molteplici altri contributi ricordo la partecipazione alla mostra a Ravenna sull'arte al tempo di Dante. Preannuncio anche la partecipazione con opere molto importanti alla mostra che ora all'inizio ottobre inaugura alle Scuderie del Quirinale a Roma, dedicato all'Inferno. Naturalmente la mostra a Castagno di Andrea con il ritratto restaurato di Andrea Castagno, che si è conclusa con più di 2100 visitatori. La mostra che attualmente è ancora in corso a Poppi, sempre dedicato alla Divina Commedia, con alcuni dei disegni di Federico Zuccari, tra l'altro su cui quali mi soffermo io oggi nel mio contributo al Consiglio solenne in onore del settecentenario di Dante Alighieri. Questo è un altro nostro contributo, ma poi abbiamo anche ricevuto un dono molto importante dai Friends of the Uffizi Galleries, annunciato proprio ieri, dell'episodio cruente o crudele del conto Ugolino nella torre a Pisa,
la prima raffigurazione pittorica monumentale da Fra Arsenio Mascagni intorno al 1611, opera tra l'altro molto famosa già grazie alla mostra Il 600 Fiorentino del 1986, e quindi adesso nelle collezioni degli Uffizi nelle prossime settimane verrà esposto e rimarrà esposto fino alla fine dell'anno. Tra le iniziative dantesche anche l'inaugurazione della mostra Dante Pop di Sandra Rigali e a cura di Alice Traforti. Il sommo poeta in versione pop, con la volontà di avvicinare il pubblico alla sua figura, inteso soprattutto come uomo del cambiamento, questo è il progetto alla base della rassegna. L'evento è ospitato nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso. Ha portato il linguaggio a tutti, usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune. E il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune. Tutti i giorni, e per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti, e spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone per raccontare un Dante contemporaneo. Universale vuol portare un'Italia ancora oggi bella, il suo bel paese, ma non solo, anche un paese con tante cose da dire, nel bene e nel male. E io ho sottolineato anche alcuni punti che sì, tutti noi possiamo essere Dante, citandoci e citando quello che è il mondo che ci circonda, ma soprattutto aspirando con delle guide come Beatrice, come tante figure importanti che abbiamo nella cultura, ispirandoci al meglio. La mostra arriva dal Vittoriale degli Italiani e quindi sarà adesso a Firenze per poi traghettare l'ultima tappa a Barga, quindi grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Barga che ovviamente va oltre i suoi confini, e tra l'altro insomma abbiamo questo rapporto Barga-Firenze molto stretto, perché Barga è stata fiorentina nel nostro territorio, il nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio qui a Firenze. È una mostra diversa che chiaramente mi riempie di orgoglio, perché la Sandra Rigali, l'artista, è di Barga ed infatti è fatta in collaborazione anche col comune di Barga. È un modo un po' diverso per leggere Dante, calarlo veramente nella società contemporanea e dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che davvero Dante può essere anche pop, oltre che molto moderno nei messaggi e nelle parole che ci dice. Quindi credo che sia una mostra interessante, bella da vedere, diversa, che sarà visitabile fino al 30 di settembre. Sandra Rigali è una pittrice molto nota nel territorio di Lucca e anche fuori da Lucca, di Barga, che presenta una mostra, diciamo, da un certo punto di vista anche innovativa, che mette, diciamo, in luce la figura di Dante all'interno di queste importanti celebrazioni, anche in chiave, diciamo, moderna e in chiave pop, proprio per avvicinare il pubblico a questo poeta che in qualche modo è assolutamente innovativo nella sua opera, come lo è la Sandra Rigali oggi nella pittura. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.